Live Social. Bentrovati amici Live Social, sempre qui sulle frequenze di Radio News 24. Prosegue il momento dedicato alle interviste in compagnia degli ospiti che ci vengono a trovare in collegamento telefonico per parlarci di diversi argomenti. In questo caso si parla di musicoterapia. In collegamento il prossimo ospite che ci ragguaglierà sull'argomento, lo salutiamo, è un pedagogista e ci parlerà appunto di quello che riguarda la musicoterapia. Ve lo salutiamo in collegamento telefonico, Antonio Pitrelli. Buonasera Antonio, benvenuto a Live Social. Buonasera a tutti i radioascoltatori, buonasera e grazie per l'invito. È un piacere ovviamente, esattamente da Bologna, giusto Antonio? Da Bologna. Da Bologna. Sì, come hai detto tu sono un pedagogista e sono esperto nel modello Berenson di terapia non verbale e appunto mi sono formato con il professor Berenson in Argentina per più di 2 anni, dove ho avuto l'opportunità di lavorare con lui e con la dottoressa Gabriella Wagner, che è l'ex presidente della Federazione Mondiale di Musicoterapia. È un approccio terapeutico relazionale che può utilizzare gli strumenti musicali e non solo per favorire l'apertura di canali di comunicazione tra 2 individui o più di 2 individui. Sì, volevo un attimino introdurre la terapia non verbale berenzoniana. Si tratta appunto di una terapia elaborata dal dottor Berenson, medico e psichiatra argentino, una terapia nata da oltre 50 anni di pratica, di studio e di formazione. Il dottor Berenson può essere definito il padre della musicoterapia, ecco, a livello internazionale, perché fu appunto il fondatore della Federazione Mondiale di Musicoterapia. E con la terapia berenzoniana è possibile dire che si amplia il concetto di musicoterapia. Si riconosce che i canali comunicativi delle persone vanno ben oltre l'universo sonoro e musicale e comprendono appunto l'intero mondo non verbale. Per questo oggi, con riferimento a questa terapia, non parliamo più di musicoterapia berenzoniana, ma di terapia non verbale berenzoniana, il cui scopo appunto è quello di permettere all'individuo di conoscersi o, per meglio dire, riconoscersi dal punto di vista emotivo, comunicativo e relazionale all'interno di un contesto protetto, all'interno di un setting nel quale la persona può sentirsi accolta e può sentirsi ascoltata. Antonio, io ti ringrazio ovviamente per essere stato in nostra compagnia, speriamo di risentirci più avanti, grazie per aver affrontato l'argomento, sei stato assolutamente esaustivo e speriamo che gli amici all'ascolto poi possano continuare con questo approfondimento con te più avanti. Intanto grazie e alla prossima volta. Grazie a te. Arrivederci Antonio, un saluto. Live Social.